In compagnia di Maria Spena, che è parlamentare e deputato della Repubblica e fa parte della, membro della Commissione Infanzia e Adolescenza. È una, diciamo, un argomento, un ambito questo dell'infanzia e adolescenza importante, perché la prevenzione, in qualche modo, essendo un problema culturale, questo abbiamo anche detto già in altre interviste, questo della violenza sulle donne, dall'infanzia e dall'adolescenza si semina proprio gli anticorpi per evitarlo. È proprio così, è vero, infatti vediamo anche molti adolescenti ma anche bambini violenti, si parla oggi molto di bullismo, cyberbullismo, anzi domani proprio in aula si discuterà della revisione di un articolo del codice penale che prevede proprio questo tipo di comportamento e anche di reato, chiaramente, che è proprio quello del bullismo, in particolare il cyberbullismo. Di solito sono fenomeni che i bambini hanno vissuto o comunque sono entrati in contatto in famiglia, con le famiglie, ma non sempre chiaramente così, però molti dei pedagogisti dicono che proprio quei bambini, quei figli che hanno vissuto un'atmosfera di violenza in famiglia, molto probabilmente ritirano questo tipo di comportamento anche nella ambiente scolastico ed extrascolastico, quindi noi dobbiamo combattere qualunque tipo di violenza, partendo anche dalla violenza sui bambini tra le mura domestiche, di cui io sono stata la prima firmataria di una mozione condivisa con tutte quante le altre forze politiche in aula a Montecitorio, approvata all'unanimità, perché quelle morti, quelle grida di dolore di quei bambini che sono stati ammazzati da chi avrebbe dovuto invece loro garantire amore eterno, amore perpetuo, così non è stato. Ed erano delle morti molto probabilmente annunciate proprio perché, come avviene anche con la violenza sulle donne, erano morti annunciate perché nessuno si è reso partecipe, nessuno è intervenuto per strappare quei bambini da quelle famiglie, da quegli aguzzini che poi purtroppo hanno ammazzato, perché questo è il verbo da usare, hanno ammazzato il proprio figlio. I bambini purtroppo a volte si trovano ad avere questa eredità che purtroppo devono accettare senza beneficio di inventario, che è quella della violenza, in qualche modo si perpetra di padre in figlio poi sostanzialmente nelle famiglie, e la ripropongono non solo nell'ambito familiare ma anche nell'ambito scolastico, ma poi anche nella loro vita quando saranno adulti, e in questo senso ha un ruolo importante, credo, anche la scuola. È vero, la scuola ha un ruolo fondamentale, è la seconda agenzia educatrice dopo la famiglia, pur rimanendo per noi è fondamentale l'istituzione famiglia, che deve essere la prima ad occuparsi dei propri figli, quindi a seguirli e ad educarli, però è chiaro che la scuola, essendo l'istituzione dove l'ambiente, dove il figlio, dove il proprio bambino, il proprio adolescente, ma anche l'adulto trascorre la maggior parte della propria giornata, della propria vita, può avere, anzi deve avere, un ruolo fondamentale. Domani si discuterà appunto di questa legge sul bullismo e sul cyberbullismo, dando un ruolo fondamentale alla scuola, però la politica neanche deve chiedere troppo alla scuola, o quantomeno, se si chiede tanto alla scuola, bisogna dare anche delle chance, delle condizioni alle scuole, quindi ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ma anche con delle figure professionali, chiaramente, che siano in grado di fare una rete tra istituzione scolastica e famiglia per salvare i propri figli, la propria serenità, la propria armonia familiare, ma soprattutto il futuro dei figli, perché, come lei giustamente ha sottolineato, chi subisce violenza la perpetra nei confronti degli altri, molto probabilmente sarà un adulto violento, quindi un padre o una madre violento, e che userà violenza a loro volta sui propri figli. Bene, allora in bocca al lupo e buona fortuna per il lavoro che vi spetta, e nel frattempo ringraziamo l'onorevole Spena per questa intervista.
Thank you.